questa notte, almeno in questa notte, cerca di rimanere in silenzio. Sei qui per fare compagnia al Signore, per parlare con Dio e per ascoltarlo. Non perdere questa occasione. È nel silenzio che il Signore parla. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare. Ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Dal Vangelo di Matteo. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Guardalo. Santa Teresa di Gesù, maestra di orazione, diceva: «Guardiamo Lui che ci guarda. Proviamo a immaginare i Suoi occhi nei nostri. Immagina lo stesso Signore vicino a te e guarda con quale amore ti sta guardando. Mai lo sposo distoglie i tuoi occhi da te. Lo troverai nella misura in cui lo desideri. Se sei triste o in mezzo a qualche problema, guardando nell'orto degli ulivi o sotto il peso della croce, Lui non attende che questo, che noi lo guardiamo. Facciamogli compagnia, parliamoli, sollecitiamolo, umiliamoci». Teresa di Gesù. Thank you.
La preghiera è un intimo colloquio di amicizia. Il vantaggio di avere un amico come Gesù è che è sempre con te e puoi parlargli e sentirlo vicino ogni volta che ne hai bisogno. Dobbiamo ritirarci in noi stessi, anche in mezzo al nostro lavoro, e ricordarci di tanto in tanto, sia pure di sfuggita, dell'ospite che abbiamo in noi, persuadendoci che per parlare con lui non occorre alzare la voce. Risuona la voce di Dio piena di amore in tutta l'umanità. Se Dio parla all'uomo anche nel silenzio, pure l'uomo scopre nel silenzio la possibilità di parlare con Dio e di Dio. Abbiamo bisogno di quel silenzio che diventa contemplazione, che ci fa entrare nel silenzio di Dio e così arrivare al punto dove nasce la parola redentrice. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò ma aspetterò in silenzio perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, alzerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò ma aspetterò in silenzio perché io so che sei vicino a me. Mi rialzerai se non avrò più forze, mi rialzerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi rialzerai e in alto volerò. Amalo
e lasciati amare. Non solo lo guarderete, ma anche conforterete la vostra anima parlandogli, non dicendo preghiere precostituite, ma pronunciando delle parole sgorgate dal vostro cuore in pena, cosa che egli apprezza enormemente. Teresa di Gesù. Signore, il re gioisce della tua potenza, quanto esulta per la tua vittoria. Hai esaudito il desiderio del suo cuore, non hai respinto la richiesta delle sue labbra. Gli vieni incontro con larghe benedizioni, gli poni sul capo una corona d'oro puro. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa. Lunghi giorni in eterno per sempre. Grande è la sua gloria per la tua vittoria. Lo ricopri di maestà e di onore, poiché gli accordi benedizioni per sempre. Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto, perché il re confida nel Signore. Per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. La tua mano raggiungerà tutti i nemici, la tua destra raggiungerà quelli che ti odiano. Gettali in una fornace ardente nel giorno in cui ti mostrerai. Hai fatto loro voltare la schiena quando contro di loro puntavi il tuo arco. Alzati, Signore, in tutta la tua forza. Canteremo e inneggeremo alla tua potenza. O Gesù, che nell'eccesso del tuo amore e per vincere la durezza dei nostri cuori doni tante grazie a chi medita e propaga la devozione alla tua santissima passione del Getsemani, ti prego di voler disporre il cuore e l'anima mia a pensare spesso alla tua amarissima agonia nell'orto per compatirti e unirmi a te il più possibile. Gesù benedetto, che sopportasti in quella notte il peso di tutte le nostre colpe e che per esse hai pagato completamente, fammi il grandissimo dono di una perfetta contrizione per le mie numerose colpe che ti fecero sudare sangue. Gesù benedetto, dammi di poter riportare completa e definitiva vittoria nelle tentazioni, e specialmente in quella cui vado maggiormente soggetto. O Gesù appassionato per le ansie, i timori e le sconosciute,
e intensissime sofferenze che hai sofferto nella notte in cui fosti tradito. Dammi una grande luce per compiere la tua volontà e fammi pensare, ripensare all'enorme sforzo e all'impressionante lotta che vittoriosamente sostenesti per fare non la tua, ma la volontà del Padre. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo rincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me. Così disse agli apostoli nell'orto del Getsemani. Ora che sei qui, prova a vegliare con lui. Mi trovavo molto bene con l'orazione dell'orto, dove gli facevo compagnia. Pensavo al sudore e all'afflizione che vi aveva sofferto. E desideravo di potergli asciugare quel sudore così penoso. Mai, ripensando ai miei gravi peccati, ricordo bene che non ne avevo il coraggio. Teresa di Gesù. Sii benedetto, Gesù, per l'agonia e le lacrime che versasti in quella notte santissima. Sii benedetto, Gesù, per il sudore che avesti e per le angosce mortali che provasti nella più agghiacciante solitudine che mai uomo potrà concepire. Sii benedetto, Gesù dolcissimo, ma immensamente amareggiato, per la preghiera umanissima e divinissima che sgorgò dal tuo cuore agonizzante nella notte dell'ingratitudine e del tradimento. Fa, o Gesù, che tutti coloro che ti amano, vedendoti crocifisso, ricordino anche le inaudite pene tue nell'orto e, seguendo il tuo esempio, imparino a ben pregare, combattere e vincere per poterti poi glorificare eternamente in cielo. Ringrazialo. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Nell'orto degli ulivi, Cristo rivive in sé, trasfigurandola, tutta la nostra tristezza. Anche oggi la tristezza risucchia il mondo e il Getsemani con il Cristo agonizzante. È ancora l'unico luogo capace di vita. Prova a ricordare il momento in cui hai avvertito forte la sua presenza, il suo aiuto quando eri triste o nell'angoscia. Ringrazialo per tutte le volte che il tuo cuore si è sentito consolato e digli: so che ci sei qui con me, anche quando mi sembri silenzioso o lontano. Ma soprattutto digli grazie per come ti ha amato fino al sacrificio della vita.
Quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi. Io benedico il coraggio di vivere sola con lui. Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi, per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così. Signore Gesù, sacerdote eterno e salvatore nostro, ascolta benigno le suppliche che ti rivolgiamo. Rispondendo al tuo volere e coscienti delle necessità della tua Santa Chiesa, diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché sappiamo vedere nella Santa Messa il memoriale della tua morte e risurrezione, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tutti conosciamo il valore del sacerdozio come perenne e visibile presenza tua in mezzo a noi, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché noi cristiani sappiamo custodire la stima di chi dispensa i tuoi misteri, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché sacerdoti e laici, ciascuno nel loro ambito, ci sentiamo solidali all'interno della stessa missione apostolica, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché le insidie e le calunnie del nemico non offuschino lo splendore del sacerdozio della Chiesa, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché l'esempio dei sacerdoti che vivono nel mondo senza essere del mondo sia per molti uno stimolo a imitarli, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché tutto il popolo cristiano senta la responsabilità di pregare, come tu stesso facesti, per il sacerdozio della Chiesa, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i tuoi fedeli, non succeda mai di non avere il pane della parola perché manca chi lo spezzi in abbondanza, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché il Signore della Messe mandi operai nella sua messe, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché l'educazione religiosa, la pietà sincera e la purezza di vita nelle famiglie cristiane costituiscano un clima propizio per le vocazioni sacerdotali, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Perché i genitori cristiani siano onorati all'idea che Dio scelga uno dei loro figli per il sacerdozio, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché coloro che tu chiami non siano sordi alla tua chiamata, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché quelli che si preparano al sacerdozio siano perseveranti nel tuo servizio e fedeli nelle tue grazie, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché non siano dominati dallo spirito indifferente e materialista del mondo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché non manchino alla tua Chiesa i mezzi necessari per accogliere e far crescere le vocazioni sincere, preghiamo. Ascoltaci, Signore. A te, Signore, innalzo l'anima mia. Mio Dio, in te confido, che io non resti deluso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque in te spera non resti deluso. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona la mia colpa, anche se grande. C'è un uomo che teme il Signore? Gli indicherà la via da scegliere. Egli riposerà nel benessere, la sua discendenza possederà la terra. Il Signore si confida con chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, è Lui che fa uscire dalla rete il mio piede. Volgiti a me e abbi pietà, perché sono povero e solo. Allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni. Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. Guarda, i miei nemici sono molti e mi detestano con odio violento. Proteggimi, portami in salvo, che io non resti deluso, perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.